Nel 1830, quindi in pieno Risorgimento, Brescia fu colpita da una tremenda epidemia di colera e una ragazza, Paola di Rosa, appartenente ad una nobile famiglia bresciana, si distinse per la generosità con cui si dedicò alla cura degli ammalati. La vostra fondatrice, Paola di Rosa, è diventata santa poi, no? Nel 1954 è diventata santa. Santa Quindi Santa Crocifissa. Maria Crocifissa di Rosa. Quando Santa Maria Crocifissa di Rosa diceva che i malati sono i vostri padroni, cosa intendeva dire per tornare nel campo degli ammalati adesso? Sì, allora la nostra santa ci diceva questo perché noi dovremmo vedere sempre nell'ammalato la figura di Gesù sofferente, perché il nostro servizio venga fatto davvero con questo spirito, con questo amore, accogliere l'ammalato con un volto sereno, uno sguardo placido, lei dicevano, proprio perché l'ammalato quando viene da noi si senta a suo agio, no? E Ecco perché siete ancelle, serve quindi. serve, sì. La casa di cura poliambulanza di Brescia che andiamo a visitare è nata dalle ancelle della carità di Paola di Rosa. La Poliambulanza è una moderna struttura, un modello ospedale privato accreditato di proprietà della Congregazione delle Ancelle della Carità. È nato nel 1997, primo di settembre del 97, e mentre l'emergenza urgenza con un dipartimento di emergenza urgenza di secondo livello è partito lo scorso anno, nell'aprile del 2000, è una struttura che presenta pressoché tutte le specialità principali. Specialità di base, medicina, chirurgia, ortopedia, eccetera, eccetera, ma anche altre specialità. La cardiochirurgia, la chirurgia vascolare, la neurochirurgia. Per quanti pazienti? Abbiamo un totale di 338 posti letto autorizzati e accreditati. Mi dica qualcosa a proposito del rapporto che a tutti gli operatori è richiesto nei confronti del malato. Beh, nei confronti dell'ammalato quello che noi chiediamo e quello che vogliamo è tutto quanto è previsto da quello che dovrebbe essere il buon uso della medicina e il corretto uso della medicina, i codici deontologici per quanto riguarda la professione infermieristica, l'ultima edizione del 98, i codici infermieristi, i codici deontologici della professione infermieristica, eccetera. E questo è doveroso per qualunque ospedale, sia esso pubblico, sia esso privato, sia esso di appartenenza laica o di appartenenza religiosa. Chiaramente qua, essendoci anche la proprietà nella figura della Congregazione delle Ancelle della Carità, è chiaro che si chiede un qualche cosa in più, un po' d'attenzione in più. A proposito della genomica, so che state facendo una ricerca che è abbastanza avanzata sulle cellule staminali adulte. A che punto siete? Noi abbiamo costituito ed inaugurato all'inizio di quest'anno, in una cascina nell'ambito del perimetro della struttura, il parco scientifico didattico Eugenia Menni. Eugenia Menni era la madre generale precedente all'attuale, che purtroppo è deceduta un paio d'anni fa. La prima direzione verso cui ci si vuole muovere sarà proprio la ricerca sulle cellule staminali. In particolare in ambito cardiaco, in particolare in ambito oculistico, in ambito di cartilagine ossea, in ambito neurologico. Questi sono i settori dove vorremmo lanciarci, agganciandoci ovviamente a dei progetti già in essere in ambito italiano e internazionale. Il futuro della medicina, della genomica e quindi della scienza medica è nelle cellule staminali adulte o nelle cellule staminali embrionali? Che cosa succederà? Verso dove si orienterà il mondo, secondo lei? Visto e considerato che le cellule staminali adulte sembra che diano pressoché tanto quanto le altre, e visto e considerato che le cellule staminali adulte non creano diaspore, ritengo che questa sia la via giusta. Peraltro è la via che è stata scelta e diventerà la via italiana probabilmente, quindi è una scelta un po' nazionale.
l'uomo, che cos'è l'uomo, che cosa siamo noi uomini? Niente. Eppure a quest'uomo fragile Dio ha affidato tanto potere e gli ha messo in mano il potere di fare il bene e il potere di fare il male. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Lei prima parlava di scambio, di dare e ricevere. I giovani che cosa possono dare agli adulti? La freschezza, la trasparenza, il coraggio della verità chiara e sfacciata, il giudizio sincero, non fasciato, non coperto, e una lettura del futuro molto più azzardata e coraggiosa. E quando i giovani si trovano a contatto con gli adulti, ma in modo particolare con la vita malata, mi riferisco ai giovani infermieri che si troveranno naturalmente a avere a che fare con l'ospedale, quindi con gli ammalati. Che cosa devono i giovani dare alle persone malate? La vicinanza e l'amicizia. Loro sono veramente capaci di essere amici e vicini. Forse non hanno molte parole da dire, anche perché il giovane, soprattutto oggi, non parla molto di fronte al problema, al dramma umano, ma sa stare accanto. E l'adulto, il malato particolarmente, è sensibile a chi gli sa stare accanto, anche se non dice quelle parole indovinate che gli risolvono i problemi. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani.